Ecco la nostra Lady che se ne va verso il mare. Giorno detto al lavoro. Ecco la scemina. Fai una sgambata. No, quella in piedi come una pazza. E viva la tonicità, guarda là. Tonica, è tonica. Oh, aspettami! Sai che voglio mangiare! Oddio! Cosa c'ho? Sorpasso, siamo qui da Lady. E eccola, ora diamo un botto in terra in bici. Guardate che biciclette. Lei da rumena c'era proprio. Brutta mountain bike marcia, rubata proprio il palo. Oggi è mattina, quindi stiamo andando al mare, dove siamo ospiti, diciamo turismo. Oggi siamo da turisti. Per la mattina. Sì. E ci piazziamo all'ombrellone della sua mamma e il suo babbo, che sono venuti a trovarci. Dove c'è anche la tua sorella. Che è anche una miss. Una mix. Una mix. E amore. Sì. Aiuto! Se mi vuoi morta. Eccoci il botto! Non so se ti si sente. Beh, e questo è quanto si vede l'ombroso, si sta in ombroso, infatti incontreremo anche il signore. Ora le salutiamo, ma proprio dai di persi. Faccia un po' da buonaccione, no? Dico buongiorno signore, e loro dico guarda questo simpatico, poi diamo un saluto anche noi. Poi ci tengono, guarda le vecchiette ci tengono, anche il camion ci tiene che mi levo dai coglioni, perché sennò questo mi mette sotto. Basta, ma non è fatto. Sì. Te lo giuro, te. Quella lì, io questa cioccolato e crema, ok, te quale? Ma qui di questo c'è? Allora, tocca. Vai. Fa un vlogghino. Un macchiato freddo. Ok, ci possiamo sedere anche lì fuori intanto. Vediamo un po' se chi c'è là fuori. Ah, ci abbiamo l'Elia e la Mixol. Ma perché ti vergogni? Dio Madonna! Beh, siamo qui in compagnia di una Miss Italia, ma non vi dirò mai il suo nome. Poi abbiamo l'Elia. Buongiorno. La nostra Cristina. Fashion blogger. Mettiamo, no? Tutto audience. Mi è piaciuta la pasta ieri. Come mai una sola oggi? No. Vabbè, a parte ci ho l'occhiato. Ti è piaciuta la pasta ieri? Che pasta?
Ah, buonissimo, 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 buonissimo. No, voi invece che schifo la pizza. No, no, era buona. Cioè, quello che c'era sopra era buono. Ma solo il sopra, che fa la pizza che c'era schifo? No. A te non è piaciuto? Sì, a me sì. Allora. Ora c'ho l'herpes, quindi non posso aprire la bocca quando mangio. Il suo sangue. Buona, mangiate dolce. Ah, wow. C'è pure in più, è un condimento che c'è. Ma che schifo! C'hai la goccia! Somiglia a quello del The Show. Il rossetto. Lui? Sì. C'ha un che? Di uno dei due. Di chi? Uno dei due The Show. Ma non sono soci al... Quello con gli occhi scuri. Ma io l'ho mai visto. Perché quello con gli uno, occhi scuri. Uno è Buttarello. Dai, quello più bellino, dai. Ma te non avevi un altro amico? Ma ne ha di amici, non sono uno! No, 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 c'è Enrico che ogni tanto no, mi fa piedi da eravate solo. C'è una persona che non viene. C'è il figato di brutto. Questo è il sangue. Ma è quello insieme a quello là. Ah! Mi ricordo bene. L'anno scorso ci sono mollati. Come si sono mollati? Sì, l'anno scorso ci sono mollati. Luglio ci sono mollati, no? Quando me l'ha detto ho fatto un salto che sono saltato sopra quella tettoia qua. Di gioia. Minchia, finalmente l'hai capito che era ora di mollarla, porca puttana. Come ci faccio? Tutti insieme, ma vaffanculo. Non la posso vedere, glielo da finché ero in fronte in faccia anche adesso, non ti posso vedere. Tranquilla però. Ciao. Ciao. Come va, Davide? Tutto a posto? Tutto bene, tutto bene. Bravo, bravo. Prossimo anno ti compro un anello, prossimo anno. Non quest'anno, devo aspettare un evento. Dai, resisto. Aspetta. Lo compro da te, non lo compro da nessuna parte. Quello mi piace, allora comincia a pensarci. Quale che ti porta bene. Ok. Ciao. Prossimo anno è 5 anni, no? Ogni anno c'ha una perla nuova. Cioè diventa piena di perle. Da una da uno, una da tre, ogni 2 anni. Se no. Se va tutto bene, prossimo anno io. Cos'è? Qualcuno vuole... No, no, schifo, mi fa venire a pensare. Allora, lui voleva fare colazione in spiaggia e io gli ho detto, no, voglio andare a Principe. Brava, che... Ma poi in spiaggia cosa fai? Scusa, mangi il tavolo. Ma perché sei scomodo in spiaggia sul lettino? Ah, ma prendevi la brioche qua. E io gli dicevo, no, andiamo al Principe, andiamo al Principe. Continuava a insistere. Ciao, signori, vi presento Mariano, il mio collega Bagnino, ovviamente come vedete da fischietto e chiave. Ah. Perché ti diranno la chiave del cancello? A me non me l'hanno data. No, è la chiave dello stipetto questo. Okay. Okay. Questo è il mio collega, Mariano, ragazzi. Un bagnino che è qui con noi da un sacco di tempo. È uno dei migliori colleghi che abbia mai avuto. Anche per te la fai d'accordo? Sì, anche io sono d'accordo su quello che hai detto te. Sì, sono un migliore. No, anche te è il numero uno. Mariano. A pari merito. Se non ci sono io, quando venite qui trovate lui, vi ricordate il nome, Mariano. Ok? Vi fate fare la cosa come lui vi fa. Vi ripassi. Ciao, vado a lavorare. Aspetta. Ci allontaniamo,
stazione qui. Notate ore. Sì, va bene. Perfetto? Te lo faccio perfetto? No, no. L'acqua più blu. Questo è per voi che in questo momento siete in casa a sudare come maiali davanti al PC, alla PlayStation, a sudare, a giocare tutti sudosi, schifosi. La freschezza. Guardate cos'è la freschezza. Ah, c'è qualcuno a nuoto. Eh? C'è qualcuno? Dove? Sì. È Simone? Boh. No, non mi sembra, la sua nuota. A parte un tuffo anche di ora. No, no. C'è un altro? Sempre più in alto? Sempre più pericoloso? Ma anche no. No, amore. Questo si chiama il tuffo canguro. Guardate bene, è il tuffo che si scivola e si batte il qui, si chiama. Tuffo canguro. Sì, a parte che ho perso il costume. Non è vero. La medusa. Sei stupido. Ma volete una medusa, amore? No. Che galleggia. Guarda a vedere, sono state abitate delle meduse da queste parti, eh. Guardate se vedete, eh. Vado a prenderne una, la porto a Rio. Cioè a Gala. La famosa stupido. Medusa. Olè. Vediamo se cappetta. Avete capito il motivo? Dai, guidati a tornare indietro. No. Che se? Andiamo a mettere. Vai, vai. No, vieni, no. Aspettate. No. Cambio, vieni. Dai, dai, fai un po' di braccio. Sta registrando? Sì. Ok. Adesso è il momento di Lady. Guarda lei portarci a casa. Ok. Vediamo se la nostra pipì riuscirà a portarci a casa. Forse ci proverà. Ce la fai, ce la fai. Ok, stiamo curvando. Devo tenerlo più fermo possibile perché già mi viene il mal di mano. Metto qua giù, vai, scusate, eh. Ora provo a tenerlo più fermo. Nossa Lady. Ammazza, che bella. Andava a piedi nudi per la casa. Franchi è ancora vivo? Eccolo là, notare, tranquillo. Così. Se te ne innamorai. Ok, stiamo andando in direzione giusta. Laggiù è la direzione dove c'è andare, il nostro bagno è quello là rosso. Vediamo se Lady riesce a portarci. Lady, che ne pensi di questi youtuber che portano video, youtuber maggiorenni che portano video contro i minorenni? È un po' come sparare sulla Croce Rossa? Giocano contro
bambini di 9 anni a calci. Bravo, questa è una marinaia, Dove vai? Di là, Lo so, ma è quella davanti. No, ma sei lontana ancora, potevi avvicinarti. Vabbè, dai. Cosa ne pensi, insomma? Come tipo quelli di 18 anni che giocano a calcio contro quelli di 7 anni e vincono. E si esaltano magari. Sì. Quindi diciamo che YouTube fa cagare. Sta facendo un po' dei video, ha fatto un po' dei video del cazzo. Sì. Diciamo che il problema è che io, quando io ho fatto un video contro, non l'ho fatto tanto per il nome, più che altro perché se lui fa il re della critica vuole essere, non puoi andare da fastidio ai minorenni. Io ho visto che non è la prima volta, io pensavo che era la prima volta l'altra volta. Io non sono quello che va a vedere tutti i video del canale per informarsi. Quattro chiacchiere sul pattino. Siamo in arrivo, Siamo in arrivo. Stiamo avvicinando. Attenzione che non è pratica. Vai, vai. Vai, si leva. Stiamo arrivando. E che bella l'acqua. Come dice Vanni, l'acqua è bellissima. Non è ancora al top, Però siamo già a buon punto. Una lavata al cattino, aspetta, arriva. Ok, secondo momento. Finito ora il bagno. Come è andato, Chris? Bel bagnetto? Siamo fatti un bel bagnetto. L'ho portata con la tavola, l'Ena Mix, sono salite sulla tavola. Io tutto vestito da sub, ho fatto fare il giro di tutti gli scogli. Ho trovato le conchiglie molto belle. Scherzo, non è questa. Le hanno portate via, si chiamano le reginelle, le chiamiamo. Molto belle le reginelle. Allora siamo qui al mare oggi così. Il bagno si è già fatto. Ora siamo qui, tra poco ce ne andiamo a casa della mamma e del papà Gio Marina, ci mangeremo un po' di pasta ragù, credo, giusto? Poi durante la strada vi facciamo vedere il centro di Marina, vi facciamo vedere le bancarelle, ci dovrebbe essere una specie di street food, quindi passando vi facciamo vedere anche com'è, facciamo vedere un pezzo di lungomare che è molto bello, sì, non è il Forte dei Marmi, ma ci avviciniamo. Ok, ci sentiamo nel prossimo, a tra poco per il centro di Marina, esattamente tra poco lo vedrete. 2 minuti. Quanti? 2 minuti. 2 minuti. 2 minuti neanche vedete il centro di Marina. Per essere un sabato pomeriggio comunque c'è abbastanza gente al mare qui da noi, non c'è un gran pienone, ma questa è una zona dove la gente si rilassa. Diciamo Marina di massa, zona di giovani. Ronchi, il regno dei vecchi. Ci sono tutti i vecchi che intorno a noi che ci guardano malissimo. Insomma, infatti sì, anche il nostro bagno un po' così. Diciamo che non dei vecchi, è una zona dove ci si rilassa, diciamo. Che se uno c'ha la fidanzata dice, ma io... Ma hai contato anche me, scusi? Diciamo che se questo è un bagno dove uno ci si può rilassare, diciamo che non c'è il casino del gruppo di ragazzi in un ombrellone fanno il casino, il gruppo di là nella tenda fanno il casino, ognuno c'ha diciamo famiglie, non come ha detto lei, offensiva vecchi. Sì, poi c'è anche qualche signora. Panoramica. Meglio di no? Vabbè, volete una panoramica? Ve la faccio, non è un problema. Una panoramica. Andiamo così veloci. Allora, andiamo. Ecco lui, panoramica fatta. Tutta la spiaggia. Anche la nostra Lady è quella qua. Diciamo, sì, c'ha un po' ragione anche lei su questo, però non... Vabbè, comunque anche per famiglie, diciamo, se uno si vuole rilassare, quindi, ad esempio io c'ho la fidanzata, no? Nel caso. Non voglio andare in posti in mare dove c'è troppo casino. Compagnia dei ragazzi, cosa me ne frega, la ragazza ce l'ho, così, vado là per trovarmi una ragazza, quindi se mi voglio rilassare con lei, tranquillità, senza casino, ce ne dico. Ok? Quindi bagno Ronchi di Levante, vi aspettiamo, soprattutto un bagno per fidanzati, se siete fidanzati, questo è il bagno che fa per voi, bagno Ronchi di Levante, signori, a tra poco, passiamo.
vi chiederete perché il tatuaggio? Perché il tatuaggio è il numero della nostra cabina. Vai! Andiamo a controllare cosa abbiamo dentro la cabina del bagnino Frank Mazzoni, signore e signori. Andiamo a vedere, ci abbiamo tante magliettacce puzzolenti, un sacco di tavole, guarda là, 1, 2, 3, 4, 5 palloni, le super ricinelle, queste mi ha regalato un amico, guarda qua, sono 12 conchiglie tutte bloccate insieme, guarda bellino, che bella sta roba, è anche un antistress. No, no, si rompe, bellissimo. Il mio amico Mattia me l'ha regalato. Poi qui abbiamo questo da Serafin. Ok, abbiamo un sacco di palloni, bodyboard. Vedete questi due bodyboard? Che sono body professionali, eh? Fate conto, li abbiamo trovati tutti e due in un bidone. Nel primo bidone abbiamo beccato questo. Sono andato avanti fino a casa mia, nel secondo bidone ci ho trovato questo. Ma è normale una cosa del genere? Cioè, due bodyboard professionali nella solita giornata. Poi lì abbiamo un set da pesca per apnea, tutte quelle cose, è tutto laggiù. Poi abbiamo le mute, il zainetto ora del bagnino e Lady che si deve cambiare. Prego, cambiati pure. Ciao. Ah, dici che io devo andare fuori? Peccato. Potremmo spiare di qui. Potremmo spiarla di qua. Sì! Ok, stop, stop. Partiamo sempre con queste due biciclette. Io c'ho la mia professionale per, che tiene lo zainetto e tutto. Gliel'abbiamo rubata per strada, qualche mal capitato. Sì, ma non lo dire che dopo ci credono. È di sua zia, roba del genere. Poi abbiamo il chiamaccione. Ecco, vedi? Sì, grazie, cioè. Questo me lo tengo anche qua, che se ci avessi dei problemi, io non lo chiudo mai, perché se avessi dei problemi di qualcuno che ci dà noia. Adesso, durante la sera che male andiamo in giro in bici, io tiro via questa e la flusso nei denti, e quando arriva il ferro nei denti fa male. Poi qui dentro abbiamo tutto lo zainetto, che abbiamo di tutto, acqua, cibo, creme, poi tutto, via. Signor Cecconi, a dopo! Signor Cecconi, andrà. Ok, direi di... Non ti si sente tanto. Allora, se ognuno va dalla sua parte, ognuno può passare. Cosa dici? Poi abbiamo un negozio, questo è un negozio di un babbo di Peppotti. Guardate che bella bicicletta. C'ha sordi, Peppe. Ora è chiuso per manutenzione. Abbiamo proprietario della caretta. Buongiorno. Buongiorno. Hola, ciao. Ho mangiato ieri. Aumenta, grazie. Mezzo.
centro di Marinara. Guarda, c'è tutto. Facciamo il cambio. Andate ora. Boh. Mi devi descrivere. Avellino e pezzi di carne. Chris, più piano. Qui abbiamo street food, ragazzi, da entrambe le parti, si mangia, si beve e si rutta. Ah, bellino. Cosa c'è? Agnelli, qui bisognerebbe passare lentamente, guarda là. Ah, bellini, prodotti sardi. Devo passare più piano, ha ragione. Che abbiamo i bomboloni, va bellini. Poi ci sta la calda no, la rosticciana, va bellina. Qui c'è le granite, tutti i colori, va. Qui la pasta frolla. Mazza, qui però state ragazzi, panzerotti, va. Le birrette. Ovviamente anche di là c'è roba. Dopo Mario a tornare passiamo dalla parte opposta e vediamo un po'. Poi c'è tavolini dove ci si può mangiare. Si mette fresco, si sgola una birretta. Ah, bellino. Poi abbiamo la nostra Lady, eccola qui. Dove vai? Passi dritto? Ok, attenzione al maschio che va nello stop, non lo tiene. Un saluto ai nostri elettori. Lady? Un saluto ai nostri elettori, dicevo. Io la chiamo Lady la pera. Dai! Lady la pera. Stop, che dobbiamo accelerare. Andiamo, accelera. Dai. Accelera. No, dopo non so se capisci. Accelera. Ah, ok. Va bene, questo è il centro di Marina. Bowling, gnocchi, qui si mangia, qui si cosa. C'è il centrino, la polizia dovrebbe essere lì, non c'è più. E questo è un altro punto caratteristico. Va bene. Passiamo da Lady e a tra poco. Di qua. Sto facendo il video, troppo caldo. No sé si por venganza por rencor o porque tú no le convienes. Lì c'è proprio il salotto col tavolo. Che schifo. Sì, che schifo davvero. E poi sono tutti sul passaggio, perché lì è zona da 5 metri in poi, non ci si potrebbe mettere nessuno perché è zona di passaggio. Quindi dal mare a 5 metri in su, tutta quella gente non ci si potrebbe mettere. Signora, qui che zona di passaggio. Di qua un pochino mantengono più l'ordine. Bagno di Lady, qual era? Quello giallo? Giallo e verde. Giallo e verde. Vabbè Chris, vieni. Gli occhiali? Dai, lasciamo qua. Via.
premo, lascia cadere, si srotola, si tira. Ecco, figura di merda. Non è mai successo, ho avuto sempre fuori morto. Poi questo si chiama barone, se non usiamo il culo che è quello che si fa tutto, questo è un barone, più che altro liscia la spiaggia. I palinettini, cioè sono in mezzo di palinettini, non ho preso da sotto qua, lasciate dondolare un po', poi lo buttate sotto per... accompagnandolo. Per la serie è il miglior metodo di buttare dal centro, ecco fatto, uno, uguale farete sotto il resto. Invece per aprire un ombrello la mattina lo si apre, si mantiene, ovviamente è questo, mettete un braccio qui, uno qua, poi si va a rotolare, tenete sotto la shell, apri, chiusa e infilate, zac, ok? Questo è qua. Qua abbiamo led, si porta via tutto il resto. Ok, stop. Vedi? Ecco, possiamo ammirare anche lei al suo compito. Ciao, un saluto. Ciao. Ciao. Guardate la spiaggia, mi è fatta bene. Guardala che scioltezza. La perfezione, signor e signore. Guarda. E va a fan brodo. Qui manca un pezzo, allora finisco. Eccoci qua. Giornata finita oggi. Finita la giornata a quest'ora, che sono le? 8.35. Ok. 8.35 è finita la giornata. Siamo stati anche veloci perché... di solito il sabato e la domenica usiamo il colo, che non è come il barone. Di solito finisce alle 9. Il colo c'è più da pulire bene, no? Madonna, un'ora e mezzo col colo è una volata, ragazzi, abbiamo volato. Guarda. E poi il bagno messo tutto bene, tutto ordinato per venire. Stiamo gestendo il bagno quest'anno alla grande. La nostra Lady Chris contenta. Yes. Se notate bene, Lady Chris... Piantala. Vabbè. Manca una cosa. Pianta! Il reggiseno, e non ve la faccio più vedere perché ora andate fisse su. Era bagnato, ha dovuto cos'altro. Ok ragazzi, guardate la chiappetta come viaggia. Chiappina, girati. Mia perina. E niente, finiamo qui per oggi. Stacchiamo, stiamo andando verso casa, arriviamo a casa. Ci si riposa come è giusto che sia. E domani ancora un'altra giornata di pomeriggio e poi da lunedì cominciamo la mattina. Mattina faremo vedere un po' il mare, com'è bello e tutto, va bene? Il signore da Frank Mazzone è tutto, passi qui.